Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo del nuovo esposto alla Procura della Repubblica da parte del Presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo, che denuncia gravi omissioni e misteri circa la nomina del nuovo direttore amministrativo della ASL di Chieti, Sabrina Di Pietro. Si infittisce la trama degli episodi che hanno riguardato l'intervento del presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, e l'ASL di Chieti, passando per la nomina del direttore amministrativo dell'ASL, Sabrina Di Pietro, in mezzo a una serie di denunce ed esposti alla Procura della Repubblica per il mancato accesso alla documentazione caso per caso. Ma guardi, la storia nasce dal 1° aprile, quando chiedo la documentazione e le valutazioni alla direzione ASL di Chieti della nomina della dottoressa Di Pietro. Dopo mi si risponde dicendo che la dottoressa ha i requisiti e, a fronte di questa risposta, presento un'interrogazione il 19 aprile al presidente D'Alfonso, all'assessore, alla direzione regionale, per dire: guardate che non è così, perché questa dottoressa già ha avuto un procedimento giudiziario e si riconosce in questo procedimento che non ha i requisiti, perché quella struttura che lei attesta essere sanitaria non è sanitaria perché non ha l'accreditamento. Si fa sempre più aspra ora la questione, poiché annuncia Febbo l'accesso a quegli atti avverrà con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dà appuntamento anche alla stampa per assistere. Ricevo una letteraccia che oggi stesso ho già mandato alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, dove si dice che non ho diritto come consigliere regionale, tantomeno come Presidente della Commissione di Vigilanza, a richiedere questi documenti. E ho scritto al Dottor Flacco che lunedì mattina, lunedì 4 alle 10:30, quindi se la stampa vuol venire, ben invitati, mi recherò con i carabinieri a prendermi questi documenti. Ma la cosa grave e l'assurdo è questo, che il parere legale c'è e non è richiesto dalla ALS, ma è richiesto dalla persona incriminata. Quindi la ALS si fida ciecamente di questa persona e qui mi sorge un dubbio. La nomina, non è che la nomina di questa persona è strettamente collegata con il progetto di finanza della ALS, del nuovo clinicizzato di Chieti, visto e considerato che anche qui c'è una omissione di documentazione che viene segretata e non richiesta. Sempre più casi di contraffazione di prodotti made in Italy, un fenomeno che danneggia economia e consumatori. La Camera di Commercio di Pescara organizza un convegno per riconoscere ed evitare tutti i prodotti soggetti a sofisticazioni e false certificazioni di provenienza. Cultura della legalità e la tutela dei prodotti. Alla Camera di Commercio si svolge un convegno che è diretto sia ai consumatori che ai produttori. L'importanza è capire quanto sia necessario tutelare il prodotto. Cosa c'è dietro? Sì, la Camera di Commercio di Pescara sta in questi mesi sta ponendo grande attenzione a questa materia, la tutela della legalità, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari. Si rivolge in questo momento alle scuole, agli studenti e alle imprese del territorio, perché capisce che oggi in questo momento questa materia è particolarmente sentita anche dai nostri imprenditori, non solo che si rivolgono al mercato interno, ma anche che si rivolgono al mercato dell'export. E quindi tutela della legalità, tutela dei prodotti vuol dire anche adottare sfide vincenti per le nostre imprese per superare meglio la crisi. A cosa sono sottoposti? Quali sono i rischi per i prodotti? A cosa bisogna stare attenti? Ma sostanzialmente bisogna stare attenti alla contraffazione alimentare. Sul piano interno, ad aziende poco serie che minano la credibilità delle nostre imprese sul territorio nazionale. E sul tema dell'export c'è un mondo di aziende, spesso non italiane, alcune volte anche italiane, che mettono in commercio dei prodotti che sono simili italiani e che sostanzialmente tolgono mercato alle nostre imprese. E verso di queste bisogna fare squadra, bisogna fare sistema tra pubblico e privato per evitare che queste imprese continuino a sottrarre mercato, business alle nostre imprese sane. Come possono riconoscere questi prodotti i consumatori? C'è un modo per riuscire a capirlo? Diciamo che i profili in termini generali sono due: saper leggere bene le etichette, sostanzialmente le etichette poste al retro dei prodotti, questo principalmente sul territorio italiano. Per quanto riguarda invece il territorio estero, sono invece i brand, alcune volte brand Cappello, brand Mari, che in termini tecnico viene detto look-alike, cioè utilizzano tipo il parmesan per identificare il prodotto parmigiano. Quindi leggere le etichette, avere grande conoscenza della terminologia usata anche nelle etichette. Qual è un termine comune che può dare sicurezza al consumatore?
Il Made in Italy sicuramente, non soluzioni o terminologie diverse dal Made in Italy, ma tutto ciò che rappresenta l'italianità 100% è sicuramente garanzia di qualità per il consumatore. E ora parliamo della visita al Supercar Jerez Aquilano dei sottosegretari alla giustizia Gennaro Migliore e Federica Chiavaroli, che hanno annunciato provvedimenti legislativi per ammorbidire il regime del 41 bis, il carcere duro. Appello della Chiavaroli per la nomina immediata di Rita Bernardini a garante dei detenuti abruzzese. Riportare il carcere duro, ovvero il regime del 41 bis, alla sua vera e unica finalità, ovvero impedire che reclusi particolarmente pericolosi abbiano contatti esterni con le loro organizzazioni criminali. Il 41 bis non può essere però un'interruzione di quelli che sono i diritti fondamentali o addirittura uno strumento di tortura e vessazione. Questo ha detto in sostanza il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore, che assieme all'altro sottosegretario alla giustizia, l'abruzzese Federica Chiavaroli, hanno visitato il supercarcere Le Costarelle dell'Aquila, dove sono recluse 147 persone in regime di 41 bis, di cui 7 donne, su un totale di 173 detenuti. Tra di loro c'è anche Nadia Desdemona Lioci, l'ex leader delle Nuove Brigate Rosse, e numerosi boss mafiosi. Relativamente ai diritti dei detenuti, si tratta di intervenire per comprendere realmente quale sia la finalità del 41 bis. Il 41 bis è stato uno strumento introdotto per realizzare la piena interruzione dei contatti tra le persone che avevano particolare rilevanza all'interno delle organizzazioni criminali e la loro organizzazione, i capi. Per questo motivo riteniamo che l'interruzione con l'organizzazione non debba essere un'interruzione con quelli che sono i diritti fondamentali della persona. Uno dei problemi che affigge anche il supercarcere dell'Aquila è quello della carenza di personale, ma rassicurazioni in tal senso arrivano da Chiavaroli, che poi invita il Consiglio regionale ad eleggere finalmente il garante dei detenuti, convergendo sul nome di Rita Bernardini. Io ho sollecitato più volte un intervento della Regione Abruzzo su questo tema. Io credo che questo non possa essere derubricato a tema politico perché è un tema istituzionale. Mi auguro che il Consiglio regionale dell'Abruzzo sia maturo e faccia questa scelta. Peraltro la persona che è stata indicata, e cioè Rita Bernardini, credo che sia una delle migliori figure che c'è nel panorama italiano, quindi io mi auguro che il Consiglio regionale dia una risposta adeguata su questo tema. E restiamo all'Aquila perché ieri è iniziata la festa Liberetà, la festa nazionale del sindacato dei pensionati dello SPI, della CGIL, alla presenza del segretario generale Susanna Camusso e dell'ex ministro Fabrizio Barca. I fondi destinati alle attività produttive, i famosi fondi del 4%, potranno creare un migliaio di posti di lavoro, ma nel post terremoto, nel cratere sismico abruzzese, di posti di lavoro, anche a causa della più generale crisi economica, se ne sono persi ben 18.000. E dunque l'emergenza non sono più le case, visto che i cantieri per fortuna si moltiplicano, ma appunto la ricostruzione del tessuto economico e produttivo. Parte da questi numeri e da questa consapevolezza la riflessione condotta ieri sera nella tavola rotonda Luci sulla città, il futuro di L'Aquila tra ricostruzione e sviluppo. Primo atto di Liberetà, la festa nazionale del mensile dello SPA CGIL, che quest'anno si svolge all'Aquila nella frazione del capoluogo Paganica fino a venerdì 1 luglio. Ospiti di eccezione Susanna Camusso, la segretaria nazionale della CGIL, e l'ex ministro alla coesione sociale Fabrizio Barca. Per entrambi serve con urgenza un'idea di città che ricostruisca prima di tutto un capillare tessuto produttivo e industriale. Le case italiane sono tanti disoccupati, c'è una ricostruzione che non è partita, c'è una modalità degli appalti che ha determinato la provenienza di altri lavoratori, credo non si risolva mettendo in contrapposizione l'attuale con chi lavora, ma ponendosi il problema di come si dia lavoro in questa città e come si ricostruiscono queste richieste. Girando per le strade ti accorgi, ogni volta che vengo ti accorgi che puoi entrare in una strada di più, benissimo, sei felice, vedi un cantiere, vedi una casa terminata, però comincio a vedere case vuote, comincio a vedere palazzi dove non ci sta nessuno e poi mi sento raccontare, senza che i numeri siano chiari, di affitti iperbolici, poi cerco di capire se gli studenti si preparano, del prossimo anno accademico si preparano a venire a vivere
nelle case d'estate, no, non ce la fanno, sono numeri fuori. Questa roba non va, non va, non si è speso, non si è investito per creare delle condizioni di rendita, quindi c'è un tema sviluppo che non si regolò per legge, perché non furono previsti dei vincoli d'uso, se non quello di rimanere abitati per 10 anni, però c'è anche un senso di dovere civile nei confronti dei propri ragazzi e questo è il tema. La Commissione Politiche Agricole ha approvato il riparto delle risorse complessivamente assegnate alle regioni, distribuendo all'Abruzzo una disponibilità di 18 milioni di euro di contributo al comparto della pesca. Dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, 18 milioni per la Regione Abruzzo. Dal finanziamento previsto per la programmazione 2014-2020, infatti, ci sarà un aumento delle risorse del 29% rispetto al passato. Ieri abbiamo approvato in giunta il nuovo riparto del Fondo relativo alla Pesca, 14-20, 18 milioni di euro a disposizione di tutto il comparto nei prossimi 6 anni. Rispetto alla programmazione precedente 2007-2013 abbiamo strappato 4 milioni di euro in più per il comparto che tanto ne ha bisogno. Anche sull'agricoltura ci sono stati dei fondi importanti? Sull'agricoltura abbiamo già iniziato la fase dei bandi, dall'inizio dell'anno abbiamo pubblicato 8 bandi della nuova programmazione comunitaria 14-20, tanti bandi riguardanti le aree interne, in particolar modo la zootecnia. Ultimo passaggio oggi per la fusione tra la BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella con la banca di Teramo di credito cooperativo. Con le firme del presidente della BCC di Castiglione Alfredo Savini e del presidente uscente della BCC di Teramo Artoni nasce un'unica banca cooperativa con più di 35.000 clienti e 145 dipendenti. Efficacia legale della fusione da domani, 1 luglio, la BCC. BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella, intervenendo nel salvataggio dell'istituto Teramano, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo sia per la raccolta diretta superiore a 640 milioni di euro, sia per gli impieghi pari a 520 milioni. Una realtà che può ora contare su una rete di 22 sportelli in un territorio che si estende in 2 regioni e abbraccia 62 comuni. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Teramo, Fabio Berardini, interviene sulla decisione dell'amministrazione Brucchi di trasferire l'Istituto Musicale Gaetano Braga all'interno del Parco della Scienza. Il Braga non può essere trasferito, sostiene Berardini. Oggi il Movimento 5 Stelle interviene dopo la notizia che l'amministrazione comunale vorrebbe trasferire la sede del Braga al Parco della Scienza. Cosa accade? Diciamo che non è assolutamente possibile trasferire il Braga al Parco della Scienza per 2 ordini di motivi. Il primo tecnico, in quanto i locali sono assolutamente inidonei a ospitare una scuola di musica, perché hanno assolutamente pochissime aule, quando il Braga necessita di circa 20-30 aule, e ha dei locali ampi con una acustica pessima. Il secondo motivo è di opportunità, in quanto c'è già un progetto per quanto riguarda il Parco della Scienza che è stato elaborato dal COPE, protocollato, su cui il Comune non ancora si esprime. Quindi noi chiediamo innanzitutto che temporaneamente il Braga venga trasferito alla Molinari, visto che non ci sono condizioni ostative, e in secondo luogo che si inizi a parlare di questo bando da 500 milioni del governo italiano. Vogliamo capire cosa vuole fare l'amministrazione, perché si potrebbe utilizzare o il progetto del COPE o un progetto che vada a riqualificare completamente il Parco della Scienza creando una vera cittadella della musica, oppure si può prendere ad esempio la riqualificazione della Cona, che è un quartiere abbandonato da tutto e da tutti da troppo tempo. Vogliamo chiarezza e chiediamo che l'assessore Misticoni e l'assessore ai lavori pubblici Fracassa convochino una commissione per parlare del merito di questi problemi. Si accende lo scontro politico sul piano sanitario regionale dopo la conferenza stampa di fuoco del centrodestra in regione. Oggi pomeriggio consiglio comunale straordinario all'Aquila.
Macelleria sociale, questo è il giudizio del centrodestra sul piano sanitario regionale che, imposto al ministro Beatrice Lorenzin, rivede un po' tutta la rete ospedaliera abruzzese, penalizzando, questo l'argomento più volte rimarcato anche dall'opposizione in regione, le aree interne, città come L'Aquila e Teramo, che avranno ospedali di primo livello e non di secondo, ovvero al top e con tutte le specialistiche, come invece accadrà per il polo ospedaliero Chieti Pescara. Ma quello che è più grave, sostengono gli esponenti di Forza Italia, è che le decisioni che riguardano la sanità, che corrispondono all'80% della spesa regionale, viene sottratta al dibattito, alla democrazia, dal commissario Luciano D'Alfonso, definito ironicamente l'amministratore delegato di Abruzzo S.p.A. Da qui la richiesta urgente di un consiglio regionale straordinario e ovviamente il ritiro del piano approvato in giunta. Ma non va innanzitutto che è stato presentato all'insaputa di tutti, senza discutere con nessuno, né con la stessa maggioranza, né con l'opposizione, ma soprattutto non è stato discusso con i territori, un piano della rete ospedaliera che ricalca la macelleria sociale che viene fatto ormai da 2 anni, dove lascia scoperti interi territori. E di piano sanitario regionale si parlerà oggi nel Consiglio Comunale straordinario convocato all'Aquila, con la partecipazione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Anche qui l'opposizione di centrodestra è pronta a dare battaglia, la maggioranza di centro-sinistra considera invece ancora percorribile l'ipotesi di creare un ospedale di eccellenza in rete, l'Aquila Teramo, sul modello di quello di Chieti Pescara. È chiaro che l'assessore Paolucci dovrà dare una difesa d'ufficio di cose di cui neanche è a conoscenza, dato che sono state fatte dal commissario delegato nonché presidente della regione. La battaglia sarà semplicemente una. L'Aquila non vuole solamente essere nominata come capoluogo di regione facente funzioni, ma poi viene spogliata della cosa forse più importante, il diritto alla sanità dei propri cittadini, come tutte le aree interne. Siamo arrivati nella fase in cui l'applicazione del decreto Lorenzin impone la scelta degli hub di primo e di secondo livello, scelta che diciamo non è tanto una scelta ma quanto quasi un obbligo a rispettare dei parametri che alcuni ospedali possiedono e altri no. La discussione che si cerca di fare per ovviare alla possibilità che l'ospedale dell'Aquila non venga classificato come hub di secondo livello è quello di poter provare, se ce ne fossero i margini, a poter ragionare insieme all'ospedale di Teramo per poter insieme raggiungere i requisiti appunto che consentono di avere questa certificazione. Domenica 3 luglio a Silvi verrà inaugurata l'area destinata agli amici a quattro zampe, un tratto di spiaggia destinato anche all'attività di pet therapy grazie all'associazione Unica Beach. Comune di Silvi e Unica Beach, si parla ovviamente dell'estate 2016, e allora quali sono le novità? La novità è che la nostra offerta sia per i nostri residenti che per i turisti si arricchisce di una nuova qualità, che è quella di Unica Beach, la spiaggia per gli amici a quattro zampe. Noi in verità avevamo già la spiaggia per i cani, che era nata nel 2011, però non eravamo mai riusciti a trovare anche un'offerta così importante. Chi parteciperà a questo progetto? Parteciperà l'associazione Unica Beach con la dottoressa Giusi, che è già molto avanti come esperienza sotto questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la pet therapy, che sta portando avanti un progetto pilota qua in Abruzzo. Quali saranno gli stabilimenti che metteranno a disposizione l'apertura per gli amici a quattro zampe? Ma sul nostro territorio già sono tanti gli stabilimenti che danno questa possibilità. La parte di spiaggia riservata all'Unica Beach si trova nella parte sud di Silville, che una volta veniva quasi considerato una zona dormitorio oppure una zona poco raccomandabile, oggi sta diventando un punto, un fiore all'occhiello per la nostra città. L'obiettivo è dimostrare che non solo gli animali non sono pericolosi, ma addirittura sono utili sia per il benessere umano, per i bambini, oltre che i diversamente abili. Quindi la capacità di apportare del beneficio, oltre che dimostrare ulteriormente che non rappresentano un rischio per la salute, anzi li aiutano le persone che hanno problemi di salute. Nuova politica dei dazi per i produttori abruzzesi di liquori e birra. Oggi confronto in Camera di Commercio con il direttore delle dogane del Centro del Commercio Estero.
Novità in tema di dazi doganali per produttori di liquori e di birra abruzzesi, in particolare se ne parla oggi in questo convegno in Camera di Commercio. Direttore, cosa è cambiato e quali sono le novità? Dal 1° maggio è entrato in vigore il nuovo codice, diciamo, delle dogane, quindi oggi l'Agenzia delle Dogane col suo, diciamo, direttore di Pescara e con alcuni funzionari, diciamo, di tutto il comparto Regione Lazio, Abruzzo e Molise ci illustreranno queste novità per i liquorifici e i microbirrifici, che sono circa una 60 in Abruzzo. Si tratta dunque di attività importanti, anche redditizie, e che vedono la nostra regione all'avanguardia. Stiamo parlando di microbirrifici e stiamo parlando soprattutto anche di liquorifici. Le novità di questo settore sono quelle che già in parte sono in essere, una sempre più spinta informatizzazione che ci porta addirittura da ultimo ad aver implementato un ulteriore passaggio informatizzato circa l'assegnazione dei contrassegni. E comunque l'agenzia in questo settore sta investendo fortemente nella formazione e nell'informazione degli imprenditori, dei piccoli imprenditori, perché è un settore che veramente ci può dare tanto. Nel complesso di una micro ripresa che anche in Abruzzo si sente, il settore agroalimentare, il settore della piccola azienda, della piccola impresa, questi settori sono quelli che stanno effettivamente crescendo di più. Domani e dopodomani a Castiglione Messer Raimondo si terrà la vetrina Città del Fino, una serie di incontri, workshop e dibattiti. Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale e facilitatore delle aree interne, Luciano Monticelli. Luciano Monticelli, c'è un territorio, una parte del territorio abruzzese che spesso è dimenticato, parliamo del territorio del Delfino, ci sono dei comuni, le si sta adoperando per costruire una sorta di rete per potenziare questo territorio. Ma noi pensiamo che questa parte della terminale della provincia di Teramo, che è quella della Fino, per molto tempo è stato un po' così, è lasciato in abbandono. Oggi noi riprendiamo un discorso importante, innanzitutto sulla viabilità, 8 milioni e mezzo sul master plan non sono pochi, è la cosa di più che abbiamo voluto, è che tutta la committenza, l'operazione della gara, della progettazione avvenisse in loco, tant'è vero che in un comune, Castinenti, che nel caso è capofila, ci sarà anche un ufficio della ricostruzione delle strade, perché vogliamo modificare e cambiare totalmente l'approccio con la regione, con la provincia e dare più forza ai cittadini. Ma non solo questo, non è che occorreva che la regione indicasse mettersi insieme le sei comunità e fare qualcosa in più, tant'è vero che il 1 luglio e il 2 luglio noi daremo tutta una serie di indicazioni da temi ambientali ai temi soprattutto di quello che hanno dei prodotti importanti, ma se ragionati in funzione organica, messi insieme, hanno un valore, da soli riescono poco a mettersi in competizione. Ecco, tutto questo crea la città di Delfino, che in futuro, da qui spero in qualche anno, si raggrupperà a quelle altre tre città del Cerrano, così da creare una contea del Cerrano Fino con altri Silvi e Pinedo. 50.000 abitanti, più servizi, più forza politica anche nel dibattito generale quando si parla poi di chiudere questo o quell'altro servizio. 50.000 abitanti fanno una forza di cui credo che la politica, i partiti, le istituzioni guardano con più attenzione. Da domani al 3 luglio a Montorio Alvomano, al via la quinta edizione di Weekend Art, un ricco itinerario all'insegna di spazi liberi, spettacoli, mostre, teatro e concerti. Torna a Montorio la quinta edizione di Weekend Arte, kermesse montoriese dedicata alla creatività declinata in ogni sua espressione, quest'anno dedicata al tema l'identità. Per la prima volta in 5 anni abbiamo cercato di dare un carattere vero e proprio a questa festa con questo tema. Abbiamo cercato di lasciarlo più aperto possibile in modo da dare agli artisti più spunti possibili, in modo da farlo interpretare nella maniera più libera possibile. Come ogni anno sarà una manifestazione eterogenea che vedrà musica, pittura, scultura sparsa insomma per le vie del paese, precisamente in via Urbani e in Largo dei Caduti e nei parcheggi dei giardinetti. Tra le attrattive del contest? Tante performance artistiche, estemporanee e tanta musica all'interno del centro storico di Montorio.
Il tutto si svolgerà venerdì, sabato e domenica, 1, 2 e 3 luglio. Alla città di Venezia sarà intitolata la nuova piazza del paese di Senarica di Crognaleto, nel Teramano, di recente ristrutturata con i fondi del progetto ministeriale 6.000 campanili. Visto il gemellaggio con la città di Venezia e la bella iniziativa che ora è in atto con i ragazzi dell'Istituto di Poparozzi di Teramo, intitolerete una piazza proprio a Venezia. Sì, sulla continuazione del progetto Venezia, domani partono i 10 ragazzi che giustamente vanno a fare lo stage nella città di Venezia, noi sabato mattina inauguriamo a Senarica il lavoro dei 6.000 campanili, quasi 1 milione di euro per la ristrutturazione dell'intero borgo, la sistemazione della piazza centrale che vogliamo legare ancora alla storia di Venezia, intitolando la piazza proprio alla città lagunare. Un momento importante, ci sarà il sindaco, il presidente del consiglio, insomma tutte le autorità veneziane insieme all'autorità della regione Abruzzo, della provincia di Teramo, e con la partecipazione del governo, il sottosegretario Migliore porterà il saluto di Matteo Renzi, impossibilitato a venire. Per quanto riguarda lo sport, è un momento caldo. Per quanto riguarda il calciomercato, in particolare il Pescara, è praticamente fatta per il portiere Albano Bizzarri, che ieri ha risolto il suo contratto con il Chievo e si è legato al Pescara. Sarà lui dunque il nuovo portiere del Pescara, però è particolarmente caldo il fronte attaccanti per il Pescara, dopo che c'è stata la cessione la scorsa settimana dell'attaccante Gianluca Lapadula. Si è raffreddata la pista che porta l'argentino dell'Anderlecht Matias Suarez. Il nome, la suggestione delle ultime ore, è Pablo Daniel Osvaldo, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma, Lecce, Juventus, un po' un giramondo soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, trentenne, si è svincolato, ha risolto il suo contratto con il Boca Junior lo scorso mese di maggio. È un obiettivo di mercato ma non facile. Su Osvaldo c'è anche il Palermo, che ha proposto all'attaccante italo-argentino un contratto biennale. Sempre sul fronte attaccanti, ieri incontro con Fumata Nera, con l'Atalanta, per Guido Marilungo e Gaetano Monachello. Con l'Atalanta si è anche parlato del difensore Emanuele Swager, che però dovrebbe restare alla corte del neotecnico Gasperini, che lo vuole vedere all'opera nel corso del ritiro pre-campionato. Abbiamo visto le immagini anche di Cristiano Biraghi, siamo alla stretta finale nella trattativa che porterà appunto Biraghi al Pescara e Caprari all'Inter, pur restando Caprari un altro anno in prestito in riva all'Adriatico. Si attendono ulteriori sviluppi anche sul fronte Ageti, il giocatore che vediamo in questo momento. C'è stata ieri un'ulteriore accelerazione, un ulteriore affondo del Pescara, anche se sono diverse le squadre che seguono il difensore della nazionale albanese. Andiamo avanti, parliamo di Lega Pro. Leggiamo un comunicato appena diramato dalla Teramo Calcio che appunto fa sapere che oggi il segretario Antonio Parnanzone ha depositato presso gli uffici della Lega Pro a Firenze la documentazione necessaria e i relativi adempimenti economici al fine di perfezionare l'iscrizione della società al prossimo campionato appunto di Lega Pro. E sempre restando in tema di Teramo, è in corso in questi giorni la Summer Cup, un torneo estivo di calcio dedicato ai ragazzi del 2005, 16 le squadre partecipanti alla manifestazione ideata e realizzata dal Bonolis Teramo. Le impressioni del presidente della società, Massimo D'Aprile. Parecchia partecipazione delle squadre del circondario e non solo per questa Summer Cup, è un modo anche per far conoscere dei piccoli atleti anche a chi magari non ha la possibilità di conoscerli durante l'anno. Sì, è un modo innanzitutto per valorizzare il territorio, perché in ogni caso lo scopo principale è quello di valorizzare il territorio teramano. Oltre alle squadre di Teramo e provincia di Teramo, in ogni caso abbiamo squadre della costa, squadre dell'interno, dell'Aquilano, della Marsica, del Pescarese, quindi per un totale di 16 squadre. Vedo che i bambini si divertono, quindi in ogni caso la cosa più importante è assolutamente questa, il divertimento. E per la Bonolis che è il torneo di chiusura, ossia il torneo che chiude la stagione, ed è un torneo in ogni caso, come ripeto sempre, per far divertire i ragazzi, perché in ogni caso lo scopo delle scuole calcio deve essere prettamente quello. È un buon veicolo pubblicitario, perché in ogni caso fare un evento del genere in piazza non è una cosa semplice,
comporta un grosso dispendio economico, di energie in ogni caso, perché l'impegno è notevole. Però, come dicevo prima, dove c'è gusto non c'è perdenza, quindi va bene così, siamo arrivati alla seconda edizione, è giusto ringraziare i primi due sponsor, Banca Mediolanum ed il Fabi Costruzioni, e quindi voglio dire, da settembre cominceremo a programmare la terza edizione sempre con il massimo entusiasmo. Questo è per la categoria 2005, il livello è buono, in ogni caso logicamente poi sono ancora ragazzi che hanno 11 anni, quindi prima di parlare, ci sono dei ragazzi con delle attitudini, a me piace parlare in questo modo, poi logicamente il tempo dirà cosa potranno fare, anche perché nei ragazzi un anno fa tanto, figuriamoci insomma i 5 anni che li distaccano da dei discorsi molto più importanti, però qualcosina di buono c'è, però in ogni caso c'è ancora tempo, ci saranno ancora modi da parte loro per ulteriore crescita, quindi il livello è molto molto alto a mio modo di vedere, però in ogni caso le possibilità di crescita da parte dei ragazzi sono immense, quindi diciamo che come primo step 2005 va bene, ma auguro a tutti di crescere in un modo importante. E chiudiamo con un'informazione di servizio, infatti a causa di un guasto alla linea elettrica già dalle prime ore della giornata e fino alle 13 di questa mattina, gran parte delle utenze tra Silvi Nord e Pineto Sud e quindi anche la nostra sede sono rimaste senza corrente. Per questo motivo non è andata in onda la consueta rassegna stampa e solo lo sforzo corale di tutta la redazione ha reso possibile approntare questa edizione del telegiornale e ci scusiamo per eventuali piccoli disguidi. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona giornata.